Termina il fermo biologico, la prossima notte le barche delle marinerie abruzzesi tornano in mare. Alessandra Fiore, una bella notizia. È una bella notizia, sì, una bella notizia per le barche, per quindi gli imprenditori ittici che tornano a lavorare, ma una buona notizia anche per il consumatore che potrà così acquistare pesce fresco locale. Buona notizia, ma comunque non è tutto oro quello che luccica, perché sappiamo che il fermo pesca è uno strumento che esiste da 35 anni e andrebbe rivisitato, perché molto rigido, le imbarcazioni, gli imprenditori ittici non possono quindi scegliere quando andare in mare e quando no. Dovrebbe essere più elastico, dovrebbe permettere più autonomia, anche perché questo in base alle condizioni di mercato che variano, in base allo stato delle imbarcazioni, alla manutenzione delle imbarcazioni, ma anche in base alle ferie del personale. Quindi maggiore elasticità ci vorrebbe, anche perché è un settore, quello ittico, che risente in questo momento di un periodo particolare. Ricordiamo che con l'emergenza Covid è stata chiuso il canale Horeca, quindi la ristorazione non ha funzionato a dovere e quindi il pescato, il pesce, quindi il settore ittico è stato fortemente compromesso. A proposito di ristoratori, da domani anche i turisti, chi è ancora nella nostra regione a soggiornare, potrà tornare a gustare il pesce nei ristoranti, nei locali della nostra regione. E certo, l'invito è sempre quello di chiedere il pesce locale, il pescato locale, possibilmente quindi per chi invece lo acquista al negozio di controllare l'etichetta. Esiste un'etichetta per il pesce e vengono indicate appunto le aree di pesca, le zone di pesca.